Conta è Alexei Navalny, che in questo momento è il famoso dissidente condannato ulteriormente a 9 anni di carcere per frode da chi? Dal regime di Putin. Però mentre lui è costretto al silenzio e a rimanere in carcere, lui ha un piccolo team che lavora e va a scoprire attraverso una serie di inchieste, va a scoprire gli oggetti misteriosi nascosti del sistema di Putin. Avrebbe scoperto che proprio in Italia, credo che a Marina di Carrara, forse, perché io uso sempre il condizionale, l'ipotetico, forse ci sarebbe uno yacht da 700 milioni di euro. Questo sì. Però di una serie di società che poi sarebbero riconducibili a Putin. Marco Agostini ha preso il treno ed è andato lì. Sono un giornalista. Sapete niente dello yacht? Svetta su tutte le altre imbarcazioni la plancia di comando di Scheherazade, questo mega yacht lungo 140 metri, valore stimato 700 milioni di dollari, riconducibile pare a Vladimir Putin. Per il New York Times e per il gruppo di giornalismo investigativo del dissidente russo Andrei Navalny, lo yacht sarebbe nelle disponibilità del capo del Cremlino. Многие пишут и говорят, что это яхта Путина, но прямо хороших доказательств, к сожалению. Ad alimentare i sospetti, nei giorni scorsi, il cambio improvviso dell'equipaggio russo, composto, secondo l'indagine di Navalny, da agenti dell'FSO, la Guardia Federale addetta alla sicurezza di Putin in persona. Risulta che l'equipaggio era composto da circa 20-25 persone. Russi? Sì. E sono spariti improvvisamente, si dice anche insomma, dal giorno all'altro, anche nella nottata. Cioè la mattina c'erano, il giorno dopo non c'erano più. Ma basta questo a collegare la mega nave con Vladimir Putin e far scattare così le sanzioni economiche? Se lo sta chiedendo anche la Guardia di Finanza. Ma questo è lo yacht di Putin? Yes, così dico. Ma si sono mai visti i russi? Dell'equipaggio quando qualche elicottero arriva. Qualche elicottero arriva? Ma c'è un bel giro qua. Sì, Sul mega yacht sventola il tricolore, ma è solo una cosiddetta bandiera di cortesia, perché si trova nelle nostre acque. In realtà lo yacht batte bandiera delle isole Cayman e il proprietario ufficiale è una società con sede nelle isole Marshall, entrambi paradisi fiscali. Per capire meglio andiamo a chiedere spiegazioni al cantiere che ospita il mega yacht. Lo yacht è di Putin? Dalle documentazioni non sembra essere di Putin. Sarebbe comunque un cittadino russo? Sì, assolutamente un cittadino russo, sì. Batte una bandiera di un paradiso fiscale, è sospetto? Tutte le navi di queste dimensioni hanno tutte la medesima struttura societaria. Lo si fa perché... Per benefici fiscali? Probabilmente. Dipende dalla nazionalità dell'armatore di riferimento e quindi in funzione di questo fanno delle generali valutazioni. Non credo soltanto quella fiscale, ma sono opportunità ad ampio raggio. Chi c'è dietro? C'è l'intelligence che ci sta lavorando. Ci faccia capire, qualora questo yacht, la procura andrà avanti, venisse sequestrato, che cosa significherebbe per lei? Quella nave lì ogni mese richiede 50.000 euro di energia elettrica. Ora, dovesse arrivare il congelamento, questi primi 50.000 ai quali io non mi posso permettere di staccare, chi paga?